Tutti quanti se domanda a fa bravo cos'è stato, me lo dico e noi non qua. Le due signore, sedute al tavolo del bar, si godevano il fresco tramonto settembrino. Parlavano quasi sottovoce, pacatamente, interrompendo il loro tranquillo discorso solo per sorseggiare il loro tè. Non c'era molta gente in giro, e sul golfo, in lontananza, cominciavano ad accendersi le prime luci. Ogni tanto, una delle due signore apriva un colorato dépliant per darvi una breve occhiata e poi riprendere il colloquio. Non avrei mai creduto di trovare un posto così, come dice il dépliant. Una spiaggia molto bella, una cittadina così tranquilla e pulita, senza fabbriche ed attività artigianali che inquinino. La gente così eterogenea, tanti bei negozi di lusso e questi grandi alberghi, proprio un vero paradiso per i turisti. Oh, guardi, io ci sono venuta la prima volta quasi 30 anni fa. Era il 2010 o giù di lì. Facevano la pubblicità ai primi alberghi diffusi, che poi non ho mai capito perché li chiamassero così. Praticamente era come avere la stanza dell'albergo in mezzo alla laguna, con tutte le più moderne comodità. Con dei grossi e velocissimi motoscafi si poteva raggiungere il paese in pochi minuti. Ogni tanto si incrociava della gente che, con le loro piccole barchette, andava ai cosiddetti casoni, che non erano altro che delle casupole, senza comodità alcuna, senza aria condizionata, niente elettricità né acqua potabile, e tutto intorno solo cande, fanghiglie e zanzare, dei luoghi veramente inabitabili. Meno male che poi tutte queste casupole adesso sono scomparse, e che al loro posto ci sono questi bei alberghi e queste belle ville lagunari. Ma della spiaggia, signora, cosa mi può dire della spiaggia? Oh, quando si va alla spiaggia è una meraviglia. Mi sento proprio come nel salotto di casa mia. Vede, tutto è riservato per noi clienti e non si rischia di trovarsi in mezzo a certa gentaglia che non ha nemmeno i soldi per pagarsi un caffè. Sa, sono quelli degli appartamenti. L'albergo ha assunto degli inservienti balneari che sono di una gentilezza e di una premurosità che non le dico. E tutti quanti, oltre all'italiano, parlano perfettamente il tedesco e l'inglese. Tutta gente di città accolta e con titoli di studio. Lei deve pensare, cara signora, che una volta bisognava pagare per entrare in questa spiaggia, che oltretutto era anche tutta chiusa e recintata. Una cosa davvero strana ed inconcepibile. Il direttore dell'albergo mi racconta spesso la storia di come, dopo scontri e battaglie a non finire, i proprietari dei più grossi alberghi sono riusciti ad avere la concessione dei migliori pezzi di spiaggia, per così finalmente poter offrire ai propri clienti dei servizi di prima qualità. Eh sì, all'albergo sono molto premurosi, ci indicano anche quali sono i migliori negozi per fare gli acquisti ed i migliori ristoranti del centro, dove, oltre al buon pesce che potrà mangiare, le può anche capitare di trovare una persona che è veramente del posto, dalla discendenza gradese. Sa, ormai sono rimasti così in pochi. Come mi raccontava la proprietaria di quel bel negozio sull'angolo, vicino alla basilica, che in paese ci sono ancora solo poche famiglie di vera discendenza locale, di gresani, o almeno così li chiamavano. Erano dei pescatori e la loro cittadina è sorta prima di Venezia. Qualcuno addirittura la nominava come madre di Venezia. Inoltre, come può leggere nel suo dépliant turistico, nei tempi antichi Grado era sede del patriarcato e dopo la distruzione di Aquileia da parte dei barbari era divenuta la città più importante del nord-est per l'impero romano. Ah, capisco, ma gli altri, voglio dire, gli altri cittadini gradesi, come mai sono rimasti così pochi? Oh, signora, le dirò. Le famiglie che non potevano permettersi di comprare un appartamento dove poter vivere, e ce ne sono così tanti a disposizione, si sono trasferite, sono andate ad abitare fuori, in altri posti, nei comuni limitrofi. Poi una cittadina così bella ha attirato molta gente da fuori,
È per questo motivo che sulle targhette dei campanelli si leggono di cognomi strani che non sono del posto. La crisi economica del primo decennio del 2000 e un po' la conseguente crisi delle nascite poi hanno fatto il resto. D'altra parte, signora, di vivere in un posto così lussuoso e così caro, mica tutti possono permetterselo. Le devo proprio dare ragione, signora. Questo posto è veramente come sta scritto sul depliant. Grado, una ridente città.